Buongiorno e benvenuti alla nuova edizione del TG Danimarca. Apriamo purtroppo con una pagina di cronaca nera. È stato ritrovato morto il corpo del ciambellano del re Polonio. Ancora non si sa chi è stato l'assassino. Stanno lavorando le forze di polizia e le forze del re per capire chi è stato il mandante. Nel frattempo, il giovane Amleto è stato inviato in Inghilterra per un'ambasciata al re inglese. Scusate, abbiamo dei problemi di audio. Sappiamo che Laerte, ricevuto la notizia della morte del padre, sta raccogliendo un esercito. Scusate, abbiamo ancora problemi audio. Scusate. Sono Amleto. Interrompo le trasmissioni e vi trasmetto da una barchetta. In mezzo al mare, tra l'Inghilterra e la Danimarca. Ho scoperto il complotto. Mi volevano uccidere. Sto tornando per farmi giustizia. Ho ucciso io, Polonio. Mi dispiace. È stato un atto involontario. E chiedo scusa al mio amico Laerte. Ma altro sangue dovrà scorrere. Solo questo posso dirvi, amici miei. Sto tornando. Non abbiate paura. Aprile 2020, ore 8:40 del mattino. Io sono Amleto, principe di Danimarca. Se state vedendo questo video significa che io sono già morto. E prima di chiarire alcune cose sul mio conto, intendo precisare che il mio voto per il successore al trono in caso di morte di mio zio Claudio va a Fortebraccio, principe di Norvegia. Perché Fortebraccio? Perché non posso essere come te, Fortebraccio? Essere o non essere? Che domanda è mai questa? Essere, Amleto, vendetta! Anche a me è morto un padre, ma cosa credi? Non sono stato mica a piagnucolare, io subito in sella al cavallo e pronti alla guerra. Lo so che anche tu ce l'hai in te questo. In fondo io e te siamo uguali, no? Vendetta. Vendetta. Non mi ha voluta. Oh, cara, ha giocato come se non avessi valore.
un gioco misero da dimenticare. Credevamo, e invece se n'è andato. Ranuncoli, viole, margherite, tu sei la nostra stella. Ritorna da noi, al tuo elemento. Acqua, la natura, noi siamo l'origine, la culla che dalla vita ti porterà via. Siamo con te, cara, non disperare. E con te c'è anche il tuo papà. Addio, mia cara. Tanti prima di te nei sogni loro giacquero con la madre, ma la vita per chi vede in quest'ombra il nulla vano è solamente lievissimo peso. Come allora, anche oggi il sogno di aver rapporti sessuali con la madre è frequente in molti uomini che la raccontano indignati e sorpresi. Esso è, come si può comprendere, la chiave della tragedia e il complemento del sogno della morte del padre. In Edipo, l'infantile fantasia di desiderio che lo sorregge viene tratta alla luce e realizzata come mia signora, la sua esistenza soltanto attraverso gli effetti inibitori che ne derivano. Il dramma è costruito. Dov'è mio padre? Ad adempiere il compito di vendetta assegnatoli. Mio signore, è morto e non ritorna. Tu va nel tuo letto di morte. Perché egli non ritorna. Si tratta di un carattere morboso indeciso che rientra nell'ambito della nevrastenia. Che cosa dunque? Com'era mia madre? Mio signore, padre gli ha assegnato, appare qui di nuovo chiaro. Mia signora, Amleto può tutto tranne è morto. Sull'uomo che ha eliminato suo padre. È morto. Amleto può tutto tranne compiere la vendetta. Sull'uomo che ha eliminato suo padre. Amleto può tutto tranne compiere la vendetta. Sull'uomo che ha eliminato suo padre. Redazione del Time, qui è Ada Hopper. Parlo dalla camera da letto di Norma Desmond. Non perdiamo altro tempo, ti prego, stenografa. Ci sei? Albeggia sulla casa del delitto. Norma Desmond, la famosa stella del muto, è in preda a un terribile collasso psichico. Thank you.
che tutto finisca bene. Dobbiamo essere pazienti. Ci vuole molto tempo affinché tutto finisca bene. Forse tutta una vita. Dov'è la mia carrozza? Buonanotte, signore. Buonanotte. Dolci signore. Buonanotte. Buonanotte. Sfidiamo i presagi. Anche nella caduta di un passero c'è la mano della provvidenza. Se è ora, non è dopo. Se non è dopo, sarà ora. Se non è ora, dovrà pure succedere. Essere pronti è tutto. Visto che nessuno di ciò che lascia sa nulla, che importa andarsene un po' prima. Due aprile 2020, ore 10:45. Io sono Amleto e se state vedendo... Ma ormai lo sapete già. Ofelia, questo video testamento è anche per te. Io voglio dirti che ti ho sempre amata. Non ti prendevo in giro, io ti ho amata, io ti amo. E se vado a questo duello, vado anche per te. L'amore di 40.000 fratelli non potrebbe raggiungere l'amore che io ho provato e provo per te. Ofelia, non mi lasciare. Ofelia, ho bisogno di te. Ofelia. Io credevo in te, Amleto. E tu cosa mi hai dato in cambio? Chi aveva ragione? Tu o mio povero padre? Ma tanto che importanza ha adesso? Essere o non essere? Essere o non essere? Questo è il problema. Vivere o morire? Morire. Dormire, null'altro. Con quel sonno riposare finalmente. Morire, dormire. Sognare forse. E quali sogni si possono fare dopo la morte? Qua è l'incaglio. Chi accetterebbe di portare questo fardello della vita se non fosse il terrore di qualcosa dopo la morte a paralizzarci la volontà e farci preferire i mali che abbiamo ad altri di cui non sappiamo niente? La coscienza ci rende codardi e le grandi imprese che compiamo non sono altro che un fuggire dalla morte di cui abbiamo una paura fottuta. Ma ora basta. Ma ora basta.
E ritornerà. Mi hai trovato seguendo un'orbita errata di stelle, nuotando e nuotando, controcorrente. Veglio per ascoltare. Un mare lontano muove nel mio orecchio. L'appello per un cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo. L'Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. L'appello per un cessate il fuoco globale è immediato in tutti gli angoli del mondo.
Non è questo il tempo in cui continuare a fabbricare e trafficare armi, spendendo ingenti capitali che dovrebbero essere usati per curare le persone e salvare vite. Sia invece il tempo in cui porre finalmente termine alla lunga guerra che ha insanguinato l'amata Siria, al conflitto in Yemen, alle tensioni in Iraq, come pure in Libano. Sia questo il tempo in cui israeliani e palestinesi riprendano il dialogo per trovare una soluzione stabile e duratura che permetta a entrambi di vivere in pace. Cessino le sofferenze della popolazione che vive nella regione orientale dell'Ucraina. Si ponga fine agli attacchi terroristici perpetrati contro tante persone innocenti in diversi paesi dell'Africa. Ma tutte le occasioni mi spronano alla violenza. Guardate questo esercito, così potente e costoso, guidato da un principe che si fa beffe del destino, esponendo ciò che è mortale e incerto a tutto ciò che la morte e la fortuna e il rischio possono osare, e tutto questo per un guscio d'uovo. Essere veramente grandi non significa agire senza un grande motivo, ma con grandezza affrontare la lotta per una pagliuzza quando è in gioco l'onore. Last night at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. We will find you, we will eliminate you. The United States has the best military by far anywhere in the world. We have the best intelligence in the world, and I am ready and prepared to take whatever action is necessary, and that in particular refers to Iran. L'appello per un cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo.
caring.